Ragazzi, benvenuti oggi qui nel mio canale. Oggi sono qui con un nuovo video e si tratta di un video di collaborazione, un'azienda cosmetica che si chiama Lizzy Belford. Mi hanno mandato gentilmente questo pacchetto che è fantastico, lo trovo con un packaging molto elegante e guardate che bello, c'ha proprio la pallina sbrilluccicosa, poi c'è il bigliettino con la scritta e dietro tipo è a fiocco di neve, tutta nera e sono curiosissima di vedere cosa contiene, perché l'ho ricevuto ieri, ma sinceramente ancora non l'ho aperto e quindi sto impazzendo. Mi è arrivato tutto in questo mega scatolone, super imbottito bene, viene dagli USA, dagli Stati Uniti, e io ho conosciuto questo sito tramite una pagina, diciamo, dove ci sono tutte le aziende che cercano di farsi sponsorizzare dagli youtuber. Si chiama FameBit, per chi non lo conoscesse. E io l'ho contattata in privato poi, perché non ho capito come funziona questo cavolo di questa cavolo di pagina, quindi se qualcuno lo sa me lo faccio sapere. E li ho contattati e mi hanno risposto, quindi ho collaborato con loro. Quindi adesso vediamo cosa contiene. Allora, cioè mi viene veramente difficile aprirlo perché mi dispiace, perché è fatto veramente molto bene. Mi è piaciuto un sacco il packaging. E vedete, anche così non riesco ad aprirlo perché proprio lo devo sciogliere. Quindi sciogliamolo e vediamo cosa contiene assieme. Allora, ecco, tolgo la pallina. Guardate che bella. Cioè, proprio è un tipo un cosino per chiudere il pangarré, però ci hanno messo la perlina e il bigliettino. Quindi apriamo adesso il fiocchetto. Wow! Ta-da! Ancora un'altra carta, cosa ci sarà mai? Un'altra carta nera, tutta a tema con i fiocchetti di neve bianchi. Molto bella come carta, non so se riuscite a vederla, eccola. E dentro vedo già dei prodottini. Sembra un'altra carta, ben curato tutto nel minimo dettaglio, quindi questa cosa è ottima e ci piace. E mi hanno inviato tre prodottini, che a vederli così vediamo che cos'è. Uno mi sembra un mascara, quindi vediamo che cos'è. Allora, c'è un mascara, questo sempre col loro marchio Lizzy Belford, e tonalità appunto black, ed è molto carino come scovolino, mi sembra anche molto flessibile, quindi ottimo per l'applicazione. Poi lo proverò ovviamente, vi farò una review a parte per sapere se è veramente ottimo o meno. Poi c'è pure, che cos'è? Eyeliner in penna black, questo mi servirà perché quello di Essence l'ho iniziato, ma tra qualche mese, insomma, 10 giorni finisce, perché lo utilizzo veramente tanto, quindi questo è un ottimo sostituto e lo voglio assolutamente provare. Magari vi farò sapere anche in settimana come sono, perché li voglio veramente provare. Eyeliner, penne e life feutre in veltro, waterproof, quindi wow. Vediamo l'applicatore, è appunto a penna classico, vediamo il tratto che ha. Wow, bella nera, super morbida, cioè veramente mi fa impazzire questa cosa, quindi stasera lo proverò e vi farò sapere. E poi c'è pure, scommetto che questa è una palettina, sì, è una palettina con il packaging così, sembra all'esterno con la scritta Lizzy Belford. Devo dire che il packaging e i dettagli sono stati curati nei minimi dettagli, questo mi ha fatto un sacco piacere. E tra l'altro sto notando che proprio secondo me era più opportuno se mi arrivava prima di Capodanno, perché mi sembra un set appunto per Capodanno. E vabbè, purtroppo arriva dagli Stati Uniti, ma non ho perso tanto tempo, cioè in 15 giorni è arrivato, quindi super veloce è stato, 15, sì, 15 giorni, cioè super veloce. Allora, c'ha lo specchiettino qui sopra e poi ci sono due ombretti. Uno nero matte e uno questo colore tipo tra il dorato e il champagne, e poi c'è l'applicatore.
Questo qui si chiama Studio 54. Adesso voglio vedere la pigmentazione di questi ombretti. Wow, ragazzi, è meraviglioso questo oro champagne. Vediamo che faccio lo swatch qui. Wow, veramente molto bello. Guardate come scrive bene e la pigmentazione che ha. E devo dire che avevo letto pure, aspettate un attimo, che ci doveva essere pure un foglietto, l'ho lasciato sulla scrivania, dove diceva che come ingredienti principali aveva acqua e glicerina al primo posto, quindi come prodotti, come ingredienti sono ottimi, quindi non ci sono paraffine, non ci sono schifezze, è un inci piuttosto buono, anche perché come inizio ha proprio acqua e glicerina, quindi più ottimo di così, proprio direi che... Allora, ora proviamo questo nero. Wow, ragazzi, veramente super scrivente. Ops, mi stava volando. Stavo facendo disastri. Vediamo questo nero qui. Cioè, di solito il nero non lo è scrivente, ma di solito diventano poi tipo grigi. Invece questo proprio, ragazzi. Cioè, questo per fare uno smokey eyes sarà perfetto. Quindi non vedo l'ora anche di un... Questo sarà, mi sa, il trucco di stasera per me perché mi piace un sacco. Magari poi aggiungerò labbra rosse. E vediamo se posso fare, riesco a fare anche un video, mi preparo con voi, un video tutorial. Allora vediamo cosa riesco a fare per stasera. E devo dire che sono rimasta veramente contenta e soddisfatta dei prodotti. Vi lascio tutti i link giù nell'info box, sia del loro sito, sia dei prodotti che mi hanno inviato. E devo dire grazie, thank you all'azienda, che è un'azienda appunto dagli Stati Uniti. Quindi fatemi sapere se questo video vi sia piaciuto, è stato utile più che altro. E vi ho tenuto anche compagnia. Mi raccomando, passate dall'info box che vi metto appunto il nome dell'azienda, così magari potete andare a vedere voi stessi nel sito. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Have you ever felt? Are you listening? Damn.